Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Oggi ho preparato un nuovo tutorial per voi. Se vi piace questo video, lasciatemi sotto nei commenti un cuore, grazie. Prima di iniziare vi voglio presentare questo bellissimo brand polacco che si chiama Makiar Professional. Sul loro sito potete trovare una vasta gamma di prodotti come colori, base, gel, accessori e tante altre cose. Sotto nella descrizione comunque vi lascio il loro link dove potete dare un'occhiata. Per chi partecipa da domani al Cosmoprof può visitare il loro stand che si trova nel padiglione numero 36. Il stand numero è di Empoli 25 e di Danimarca 26. Mi piacciono i loro colori, molto brillanti e coprono con un singolo strato. Offrono anche una vasta scelta di paint gel, arrivano impacchettati bene singolarmente. I loro gel io li ho già provati in lavoro, sono molto facili da limare e modellare e hanno una densità media. Tolgo la dispersione del prodotto e mi disegno un contorno di un ovo. Non lo polimerizzo in lampada e riempio tutto ciò che è fuori dall'ovo con il colore, dopo quale polimerizzo in lampada. Per ottenere dei puntini più accentuati, polimerizzo il contorno dell'ovo prima in lampada, dopo quale disegno i puntini sopra. Mischio la base gel con paint bianco e creo due sfumature, una più chiara e una più scura. Uso la sfumatura più chiara per disegnare le righe.
la sfumatura più scura disegno 4 quadrati e li polimerizzo in lampada. Col colore più chiaro disegno altre due righe sopra. Uso il prodotto apposta per attaccare i strass, che tra l'altro l'ho trovato su un sito su internet che vi lascerò il link sotto nella descrizione. Uso la matita per segnarmi i contorni del coniglio. Mischio la base gel con rosa per creare il colore per le guance del coniglio.
Thank you.